Ciao ragazzi e bentornati anche questo sabato su Unbox Italia. Oggi proviamo un prodotto veramente particolare, due prodotti in realtà. L'azienda Dodro mi ha mandato questa Premium Quality Paper Filling Screen Protector, che in sostanza è una pellicola per il mio iPad Pro 12.9, ma una pellicola molto particolare che sarà utile a quelli che, come me, magari non piace proprio tanto questo feedback super liscio che c'ha Apple Pencil sul vostro display di iPad. Ma iniziamo dall'inizio. Allora, unboxing. Vediamo cosa contiene questa scatolozza. È molto carina con questo cane che è il loro logo. Dentro ci sono diverse cosette. Adesso andiamo ad analizzarle un po' una alla volta. Allora, facciamo chiarezza. Questi qua, che sono tipo degli spessorini, servono a tirar fuori poi le bolle d'aria. Abbiamo un po' di kit di pulizia, ma come vedete ce ne sono due e due. Poi abbiamo un utilissimo, devo dire la verità, manuale, perché si mette in maniera un po' diversa da una solita pellicola, perciò questo qua ci aiuterà a metterla. Poi spostiamo questo e dentro che cosa troviamo? Due pellicole. Perciò non una ma due. Sembrano azzurre, non sono azzurre, è semplicemente la protezione che c'è davanti è azzurra. Foro per il Face ID anteriore e via. Queste sono su misura per il vostro iPad, nel mio caso 12,9 pollici. Adesso riponiamoli un attimo qua perché, come vedete, Dodro mi ha mandato anche un accessorio molto molto interessante. Pensavo fosse una classica skin, una skin per Apple Pencil. Non so se avete presente, ne girano insomma. E invece no, si sono superati, nel senso che adesso vedete che cosa c'è qua dentro. Qualcosa di un po' più utile a mio avviso. Non è una semplice skin, ma è proprio un case, un guscio, una cover in gomma, morbidissima, veramente morbida e super 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 sottile. Perciò non va a incicciottire così tanto l'Apple Pencil. La mia Apple Pencil di solito la metto qua in questa cover di pelle originale Apple. Perciò dovrò dirle addio, fin tanto che userò questo accessorio. Poco male, perché è veramente comodo e se cade è sicuramente più protetta con lui. Come vedete, utilizzo la parte piatta, perché c'è una parte piatta, per posizionarla correttamente sull'Apple Pencil di seconda generazione. E poi il tappeto in fondo, il forellino davanti, vado un attimo ad aggiustarla e il feeling è veramente forte, è bello, il grip aumenta di brutto ed è piacevole anche il rumore che fa, la ruvidità, insomma mi piace perché questo prodotto qui, sia la skin per la pencil che la pellicola, è tutto basato sulla sensazione, sulla percezione, sul feeling. Ora, tra le diverse cose, vi mostro la prima fase dell'installazione. Come vedete, la guida è di grande aiuto, vanno applicati questi adesivi. Non ve la mostro fino alla fine, ma la prima parte è questa. Poi chiaramente va fatta un'accurata pulizia e poi, grazie a questo movimento, metterla sarà un gioco da ragazzi. Ed ecco qua, a pellicola messa, a fare un test sul nostro iPad. Allora, devo dire che la prima sensazione è veramente bella perché la penna, non dico che fa difficoltà, ma proprio senti che gratta, no? Non so se riuscite anche a percepirne il rumore, magari nel video ASMR di mercoledì riuscirete a sentirlo un po' di più, però sì, vi do la mia impressione, come vi sto scrivendo, sembra davvero di scrivere su carta ed è piacevolissimo. Piacevolissimo. L'applicazione Note di solito la uso per prendere appunto note, perciò cose scritte, non tanto per disegnare perché non è molto profonda, però è veramente bello. Il feedback che mi dà è gradevole, è proprio piacevole. A chi consiglio una pellicola del genere? A chi magari è un po' come me schizzignoso e preferisce avere un feedback diverso su iPad perché lo sente che è diverso rispetto alla carta, nonostante l'Apple Pencil abbia un lag praticamente pari a zero. Lo stesso, il display è scivoloso, e, come dire, non è come la carta, no? Sulla carta c'è molto più, c'è molta più forza che viene impressa, no? C'è più resistenza. E una cosa molto simile la trovate
su questa pellicola. L'ho fatta provare a diversi amici e tutti mi hanno detto: wow, veramente bella. Uno magari non pensa di sentirne il bisogno, no? Non sente l'esigenza, però fidatevi che vi migliora il feedback. Unica cosa da tener conto: se lo usate anche la sera, soprattutto ve ne accorgete, con le dita si sente proprio lo scrolling delle pagine, si sente il fruscio, cosa che non capita invece senza alcuna pellicola. Ecco, questa è l'unica cosa che secondo me puoi tener conto, così quando lo usi sei un po' più rumoroso, ecco. Però vabbè, insomma, secondo me è veramente una cosa piccola, però ve la segnalo lo stesso. Il mio feedback è positivissimo per questa pellicola, assolutamente. Ve lo zoom un attimo così che potete vederlo. Se lo provate in modalità notte, vi dà proprio quella sensazione di scrittura su lavagna, no? Proprio perché sentite... Aspettate, faccio un attimo di silenzio così sentite. Bellissimo. Fa veramente tipo lavagna. Mi piace. Non credevo neanche io di averne l'esigenza di una cosa di questo genere, ma penso proprio che questa pellicola che mi è stata inviata in omaggio me la tengo sul mio iPad, e così come tengo su anche la skin per Apple Pencil. Chiaramente tutti i link in descrizione, se riesco a farmi avere anche dar qualche codice sconto vi metto tutto in descrizione. Insomma, non sono prodotti carissimi, però sono di qualità, sono fatti veramente bene per persone che magari disegnano per lavoro, non per forza di cose, magari lo fanno per hobby, ma hanno bisogno di avere un feedback migliorato, più preciso. E fidatevi che non è una classica pellicola che vi offre poco, ma offre veramente tanto. Non credevo di poter parlare così tanto, diciamo diversi minuti per quanto riguarda una pellicola, però veramente il feedback potrebbe essere quello di cui qualcuno sta andando in cerca. Anzi, in realtà ho parlato con persone che fanno disegno, magari appunto utilizzano Adobe Sketch come in questo caso, dunque un'applicazione sicuramente più precisa, con più profondità, che va a rilevare quanta pressione sto imprimendo sull'Apple Pencil, quanto sto inclinando. Ecco, a quel tipo di persona lì potrebbe essere veramente un prodotto che cambia la vita, che cambia il proprio modo di lavorare con iPad. Vi piace? Avete già una pellicola sul vostro iPad? Prenderete questa in considerazione? Fatemi sapere tutto nei commenti e ci vediamo ogni mercoledì, dunque con il video ASMR, che sto cercando di portarvi con regolarità, e ogni sabato ore 9 invece con un bel video parlato in italiano di un unboxing sempre diverso. Grazie per seguirmi e ci vediamo molto presto, sempre qui su Unbox Italia. Ciao!